Un'altra riflessione che facciamo è se noi abbiamo definito la libertà come capacità di scelta, e la domanda dove si colloca questa capacità? Si colloca nella comprensione, nell'intelligenza o si colloca solo nella volontà? San Tommaso d'Aquino, più precisamente nella questione 83 della prima parte della Somma Teologica, San Tommaso si fa quattro domande. La prima domanda che si fa è sì, se è veramente l'uomo è libero. Se l'uomo è libero, la sua libertà dove si colloca? Si colloca a livello degli atti o a livello delle facoltà? Se si colloca a livello delle facoltà, la domanda che si fa è se questa facoltà è una facoltà intellettiva, quindi a livello delle facoltà superiori, intelletto e volontà, o si colloca a livello delle passioni, come una passione. E la terza domanda è se questa è una potenza intellettiva, se questa potenza intellettiva è diversa dalla volontà, no? Quindi la prima domanda è se l'uomo è libero. E lui dà più o meno tre motivi per i quali l'uomo è libero. Prima è libero perché la Sacra Scrittura dà testimonianza della libertà dell'uomo. Come dà testimonianza della libertà dell'uomo? San Tommaso risponde molto facilmente, perché nella Sacra Scrittura noi troviamo comandi, divieti e castighi. Se l'uomo non è veramente libero, tutti questi comandi non avrebbero senso, perché l'uomo non avrebbe la libertà di scegliere di farlo. Divieti, la stessa cosa. Castighi, non sarebbe responsabile delle proprie azioni se l'uomo non fosse libero. Quindi, primo argomento a favore della libertà, San Tommaso dirà: l'uomo è libero perché la Sacra Scrittura prende in considerazione che l'uomo è libero. La seconda è, come, ah sì, l'esperienza, cioè noi ci rendiamo conto che agiamo liberamente, no? E come ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto semplicemente agendo. Voi avete deciso di venire. Veramente, padre, sono stato costretto. No? Mi ha costretto mia moglie o mi ha costretto mio marito. Bene, ma hai scelto di... potevi dire di no. No, no, veramente non posso dire di no a mia moglie. Quindi lì non c'è libertà che valga. Ok? Mi rendo conto. Qui, sul rendersi conto, sull'esperienza concreta, si potrebbero fare tante osservazioni contro la libertà. Osservazioni che possono venire, per esempio, dalle neuroscienze. No, nel caso in cui l'uomo sembra che agisce liberamente, ma in fin dei conti sta rispondendo a degli impulsi che non dipendono da lui, cioè che non dipendono dalla scelta, ma in qualche modo ti spingono in una direzione. Oppure si potrebbe parlare dal punto di vista psicologico, come si chiama, i maestri del sospetto. Tra questi maestri del sospetto c'è Freud, che dice che la vita cosciente, la vita consapevole, la coscienza in fin dei conti, altro non è che una sintesi tra le pulsioni sessuali che tendono ad uscire e le sovrastrutture culturali, religiose, morali, che sembrano come una specie di tapparella in questa grande pentola a pressione che è la propria vita. E quindi la mia vita cosciente è una sintesi di questi due incontri. La forza passionale che tende ad uscire e il superio che tende a reprimere queste pulsioni. Quindi, in fin dei conti, dietro alle mie azioni si nasconde sempre una seconda intenzione. Questa seconda intenzione, nel caso di Freud, sarà un'intenzione sessuale, cioè la libido che tenta di uscire e io, tramite la coscienza, do delle scamotage in modo tale che questa forza non sia una forza distruttiva. Quindi ci sarà sempre una seconda intenzione nelle mie azioni, nelle mie scelte. E noi possiamo dire che in parte è vero. In parte è vero. Io ho un libricino molto carino che non vi presto perché è mio, che si chiama Il rischio della collusione nella direzione spirituale. È molto carino, perché applica un po' la psicoanalisi o la dottrina freudiana alla direzione spirituale. Voi sapete che cos'è la collusione, vero? La collusione è l'incontro di due
finalità, una che si presenta, l'altra che è nascosta. Quando due avvocati, non tanto per non creare problemi, qui, due avvocati si mettono d'accordo tra di loro per prendere più soldi a scapito dei clienti. Quindi la mia intenzione è quella di difendere la tua causa, no, la tua causa contro l'altro. Questa è l'intenzione. Però io ho un'altra intenzione, che è quella di approfittarmi della situazione, e quindi mi metto d'accordo con l'altro avvocato, diciamo facciamo così e così allunghiamo, facciamo quello che dobbiamo. Questo si chiama collusione. Allora, può darsi che nei nostri rapporti ci siano situazioni di collusione. In questo libro parla del direttore spirituale, mi sto uscendo un po', però rientro, no? Un po' per dire, perché questa è forse l'obiezione più forte riguardo al tema della libertà. E io, come direttore spirituale, mi dedico a dare direzione spirituale anche con grande sacrificio alle persone che me lo chiedono. Ma se io sono sincero con me stesso, mi rendo conto che io sto dando direzione spirituale anche perché questo mi dà una conferma positiva alla mia bassa autostima, cioè mi fa sentire utile. Quindi io ho bisogno di essere sostenuto affettivamente, perché non sono un insicuro, e facendo direzione spirituale viene quella persona e mi chiede direzione spirituale. Io sentire che mi chiede direzione spirituale già mi gonfia, mi fa sentire, ah beh, valgo. Se nessuno mi chiede direzione spirituale, io vado in depressione. Cioè, ci sono due motivazioni, ed è importante che io mi renda conto di quali sono alle volte le mie vere motivazioni, perché non sempre mi renderò conto. Però se io ti dico, guarda, tu veramente questa scelta l'hai fatto non tanto perché l'hai voluto fare, ma perché sei stato indotto a farlo. Questo in ambito di marketing e di, come si dice, di propaganda, ti devo vendere un prodotto e io ti devo convincere a comprare quel prodotto. Io ho visto un filmato recentemente dove si diceva chi è il vero venditore, no? Ed era uno che riusciva a far sì che l'altra persona scegliesse di comprare una cosa di cui non aveva bisogno e che non aveva manco i soldi per comprarla. Ma ti ho convinto, ho influito sulla tua libertà, e alla fine tu non hai scelto perché lo volevi, ma hai scelto perché sei stata convinta. Quindi questo può in qualche modo diminuire la mia libertà. L'unica cosa che stiamo a dire è che la nostra libertà si dà dentro di un contesto che la fa essere una libertà umana. La mia libertà non è una libertà angelica, non è una libertà divina, è una libertà che si colloca all'interno di tante determinazioni, di tanti ostacoli. Perciò una parte del mio libro si chiama La difficile libertà, quello così si vede. La difficile libertà, perché la mia libertà e il mio desiderio di esercitare la mia libertà la devo vivere in mezzo a tanti determinazioni e condizionamenti interni ed esterni. Però anche posso dire che nella misura in cui io prendo consapevolezza di queste determinazioni, posso scoprire ancora di più la mia libertà. Mettiamo il caso che io ti dico, guarda, tutto quello che tu hai fatto in questo giorno l'hai fatto condizionato da stimoli neuronali o da spinte di tipo culturali. Tu ti comporti così perché sei stato insegnato a comportarti così, hai ricevuto un addestramento, quindi è normale che tu agisca da cristiano, perché non perché lo hai scelto, ma perché culturalmente hai vissuto così, o perché le tue neurone ti portano ad agire in un certo modo. E tu puoi dire, hai ragione, è vero che tante volte mi sono lasciato guidare non dalle scelte libere, ma dall'abitudine, da stimoli, è vero. Ma una volta che mi rendo conto, il passo seguente non sarà determinato dalle neurone. Nel momento in cui io faccio emergere alla coscienza le mie determinazioni, io potrò prendere
fare una scelta riguardo a queste situazioni. E questo mi fa nuovamente tornare sull'ambito della libertà. Cioè, io posso aver vissuto sottomesso a grandissime determinazioni, condizionanti, quello che volete, ma nel momento in cui mi rendo conto, in quel momento posso prendere una decisione che non dipende dai miei condizionamenti. Io potrei lasciarmi guidare, non dire vabbè, che me frega, scusate, che mi importa, non me ne importa, e allora mi lascio guidare dai miei condizionamenti, ma potrei anche resistere. Se io mi rendo conto che non sono altro che il cane legato al carro del destino, come dice secondo quel motto latino, no? Astra volentem ducunt, nolentem traunt. Gli astri, o il fato, fata volentem, o fatum, fata volentem traunt, nolentem traunt, che significa? Il destino a chi vuole guida. Cioè il destino guida a chi vuole, a chi non vuole lo trascina. E uno potrebbe anche accettare, io non lo accetto, però potrebbe anche accettare questo tipo di determinazione. Ci sono delle determinazioni che io non ci posso fare niente. No, certo che ci puoi fare molto, puoi prendere un atteggiamento di fronte a questa situazione. Viktor Frankl, nel suo libro L'uomo alla ricerca del senso, o uno psicologo nel lager, come volete chiamarlo, diceva che dei vari livelli di libertà, no? Una volta che mi hanno tolto la libertà esterna, io all'interno continuo ad essere libero. Se mi tolgono anche la mia dignità e mi lasciano nella situazione di miseria più assoluta, posso sempre prendere un atteggiamento di fronte a quello, e quell'atteggiamento sarà un atteggiamento che non dipenderà non dipenderà da altro se non dalla mia libertà. Cioè io sceglierò quale atteggiamento prendere di fronte a quella situazione. Bene, questo per dire che cosa? San Tommaso d'Aquino, torniamo all'argomento che abbiamo preso. San Tommaso d'Aquino dice l'esperienza concreta, perché se io penso in astratto ci sono tanti elementi che potrebbero farmi capire che non sono libero. Il destino, chiamatelo il destino, ma anche i geni, no? La mia vita è controllata dai geni, oppure la cultura che ho ricevuto, un serial killer, adesso è morto Charles Manson, no? Questo serial killer, uno può dire vabbè, vedo la sua vita, non poteva fare altrimenti, perché con quella vita che ha vissuto non poteva scegliere di non essere un criminale, di non essere un serial killer. In astratto uno lo può dire, ma poi quando vai a vedere nel concreto la tua vita ti rendi conto che non c'è argomento contro la libertà che tenga. Ricondurre, questo lo dice benissimo il padre Joseph de Finance, no? Ricondurre la persona all'esperienza concreta della sua libertà significa farlo capire che lui è libero, non è assolutamente libero, che la sua libertà può essere anche ridotta al minimo. Ho conosciuto un ragazzo di Modena che per un'operazione al ginocchio, una cosa di niente, una stupidata, no, è rimasto immobilizzato da qui fino ai piedi e non può neanche parlare, si comunica solo con il movimento degli occhi, no? E uno dice, ma la sua libertà esterna è assolutamente ridotta, ma anche se questo tipo di libertà potrebbe essere molto ridotta, comunque tu hai la possibilità di scegliere. Quindi l'esperienza. La terza argomento che dà San Tommaso d'Aquino, perché non ho perso il filo, questa è la prima volta in cui non perdo il filo, normalmente lo perdo. La terza argomentazione che fa San Tommaso d'Aquino, prima è la Sacra Scrittura, l'uomo è libero perché altrimenti la vita morale della Sacra Scrittura sarebbe assurda, la seconda è l'esperienza concreta dell'uomo, la terza è si può dimostrare anche razionalmente. Ok? Come si dimostra? Perché io scelgo in quanto che trovo in ciò che scelgo un bene.
trovo in ciò che scelgo un bene, perché l'oggetto proprio della mia volontà è il bene, così come l'oggetto proprio del mio intelletto, della mia intelligenza è la verità, no? Così anche la bontà delle cose è l'oggetto proprio della volontà. Quindi la volontà si va là dove trova un bene, ok? Nell'intelletto, se io dico che questa parete è bianca, se io so cosa significa il bianco, se io so cosa significa parete e se io so cosa significa il verbo è, guardo questa parete e dico effettivamente questa parete è bianca. Beh, forse bianca bianca non lo è, no? Per il colore della luce potrei pensare anche che poteva essere anche un po' beige, però se io so cosa significa bianco e so cosa significa parete, necessariamente dovrò affermare che questa parete è bianca e non nera. E il mio intelletto non può dire, pensare il contrario. Lo posso dire con le parole, perché come diceva Aristotele, le parole lo sopportano tutto. Ma io posso, appunto la bugia è questa, dire con le parole ciò che i miei occhi non vedono o vedono il contrario. Posso dire che questa parete è nera, ma io so che non è nera e io sono il primo a saperlo che non è nera, se non nel caso in cui io abbia sbagliato pensando che nero in italiano significa quello che io intendo per bianco. Chiaro questo? Allora, l'intelletto va necessariamente verso ciò che ha percepito come verità. Nel momento in cui lo percepisce come verità, riposa. Poi ci sono i vari stadi della mente riguardo alla verità, quindi il dubbio, l'opinione, il paradosso. Ci sono tanti stadi in cui io di fronte alla verità non riesco, no, a riposare, come diceva anche San Tommaso, riposo nella verità. Può essere anche che a causa delle passioni o a causa della volontà io mi precipito nel giudizio e lì sbaglio e dico no, questa è bianca, sicurissimo che è bianco. Ma sei sicuro? No, sei sicurissimo? No, non è bianca, questa è beige. Ma per me era bianca, perché con la luce hai visto male, non c'era la luce sufficiente per poter giudicare. Ti sei, hai fatto un giudizio prima del dovuto, e a questo punto quando lo vedi bianco dici, ah beh, ho sbagliato. Per quanto riguarda la volontà, la cosa non sta tanto così, perché il bene che si presenta alla mia volontà è sempre un bene parziale, è sempre un bene concreto, e non il bene assoluto. Cioè ogni cosa che io vedo su questo mondo come orizzonte della mia scelta ha una parte di bene, ma manca di ciò che hanno che ha l'altro. Mi spiego? No? Quindi mettiamo il caso dei dolci, il tiramisù, il gelato alla fragola, la cassata siciliana, buona. Io devo scegliere tra questi tre. Certo, posso scegliere di mangiare prima una, poi l'altra, poi l'altra, e poi vado al medico per la glucosa, no? Un coma diabetico, glicemico, eccetera. Ok. Posso scegliere, però dovrò farlo una alla volta. Comunque dovrò preferire, dovrò scegliere una cosa anziché un'altra. Allora, se io scelgo una dei tre, sarà senz'altro perché tutti e tre si presentano a me come beni parziali, quindi sottomessi a una scelta, no? Ma lo scelgo perché è un bene per me adesso. Ma anche il principio di questa scelta sarà il giudizio della mia ragione. Guarda, io voglio mangiare il gelato alla fragola, però c'è un problema, io ho 45 di febbre, se si potesse. Quindi è assolutamente sconsigliabile che io mangi, anche se vorrei mangiare il gelato alla fragola, mi rendo conto che non è la cosa più conveniente in questo momento scegliere il gelato alla fragola,
Quindi forse preferirò di mangiare il tiramisù, che non è tanto freddo, o mangiarmi o bere una tisana anziché prendere un gelato. Ma sarà sempre il giudizio della mia ragione a giudicare sulla bontà concreta per me in questa circostanza. Per questo motivo, tante volte io sceglierò cose che in altre circostanze non sceglierei.